sul vostro consiglio abbiamo scelto Famina, Peschiera, a prendere un po' di roba fresca che ci manca. Abbiamo preso tanta roba a casa, ma i freschi no, quindi li prendiamo qua. Ci sapete come mi trovo qua, mi sembra ben fornito, eh. 5 euro, non ci penso niente, un sacchetto, spendere 5 euro, 5 euro un sacchetto. Allora ho preso questo, ok, questo qua per te, poi questo per te e questo qua per Luca, il baby bello, poi questo per me, il tenerolino, come si chiama, questi per voi, poi questa è la carne tritta sciolta, questa per sì, questa è la 6 mani e poi il resto. Visto come siamo bravi? Sì. Luca, che ci abbiamo fatto? Luca! Luca, tu non dai una mano, vedo. Dai una mano? No, usa la sinistra, brava. Hai anche un'altra mano. Dai. Allora, abbiamo Twitch, come dire a Milano. L'unica che lavora qua, questi uomini maschi. Io sto facendo il video, sono il cameraman. Tu sei fuori. Siamo arrivati. Sì, dobbiamo fare il check-in. Vieni con me a fare il check-in? Sì. Il check-in è là? Sono emozionata. Davvero? Sai cosa facciamo? Facciamo il check-in subitissimo e andiamo a fare un bagno? In piscina, con gli scivoli d'acqua. Scegli tu, eh? Posso dirlo? Certo. Sono spericolato. Lo sappiamo. Hanno capito tutti, secondo me. Sì. Vai. Finalmente il tendalino, ragazzi, dopo... Guarda che l'abbiamo inaugurato, l'estate scorsa l'abbiamo inaugurato, sì, l'abbiamo fatto. Oh, che bello. I camperisti capiscono cosa vuol dire. Vai. E vai, adesso mettiamo la cucina. Anzi, guarda un po'. Guarda un po'. C'è la corda per stendere. Metteremo qua. Da un albero all'altro per stendere la roba, ce l'abbiamo. Qua c'è la cucina che poi non c'è niente. C'è una piccola novità quest'anno, perché abbiamo aggiunto 2 elettrodomestici nuovi. Io non vedo l'ora di trovarli in campeggio, perché non ho ancora provato. Secondo me sono 2 elettrodomestici fantastici. E ora mettiamo il tavolino. La vita da camperisti, eh. Sì, vedo. Ovviamente Dani si è portato, mi sembra giusto. Bello. Adesso ce l'avrei un po' da fare, perché andremo in certe città. Mi sa di sì. Viaggio con questa piastra in induzione. Una, cioè insomma, l'ha presa Paolo e cioè una vale l'altra, ecco. Però vi consiglio, se avete il camper, piastra in induzione, se siete attaccati alla corrente 220, vedete, noi siamo attaccati alla corrente, perché è molto veloce e molto pratica. È un altro aggeggio che abbiamo preso da casa, vi faccio vedere. Essendo attaccati appunto alla corrente, è perfetto, vero, per fare le cose veloci così. Siamo molto siamo molto attrezzati. Ok, quindi queste, diciamo, queste sono le 2 novità: piastra induzione e friggitrice. Sta funzionando. Ragazzi, la tecnologia, guarda, meno male che c'è mio figlio. Bene, mi piace. C'è il nuovo letto, eh? Ecco qua il nuovo letto di Elena, il materasso che abbiamo comprato l'altra volta all'IKEA. Come si sta? Poi domani facciamo vedere gli altri letti, eh? Tutto quanto, però adesso domani si balla. Domani c'è la baby dance. Ma vedi loro, scommetto, vero? Chissà domani che cosa faremo. Boh, vediamo. Siamo in vacanza.
Quanto staremo qua? 2 settimane. E torneremo? L'8 luglio. Ora andiamo a dormire? Dai. Buonanotte. Posso dell'acqua? Sì, certo. Steso, abbiamo lavato, già abbiamo fatto la prima lavatrice, poi Paolo è andato a lavare i piatti, i ragazzi sono in piscina, Elena è qua con me, piano piano cerchiamo di rilassarci e soprattutto magari piano piano c'è un pochino a girare anche qua intorno, magari piacerebbe vedere Verona, mi piacerebbe andare a Malcesine di nuovo, è troppo bella la vita in campeggio, a me piace tantissimo, a parte che vabbè, sicuramente mangiare al ristorante, essere serviti sicuramente è un'altra vacanza, però il campeggio ti dà una sensazione di libertà pazzesca.